Radio Radicale, vogliamo parlare di alleanze e di rotture, soprattutto nella sinistra o nel centro-sinistra, e lo facciamo con Maurizio Acerbo, il segretario della Rifondazione Comunista. Maurizio, bentornato su Radio Radicale. Sono molto contento di essere vostro ospite di nuovo, anche perché Radio Radicale è uno dei pochi spazi di libertà di informazione in questo paese. Approfitto per denunciare il fatto che sono da 6 mesi stato eletto segretario nazionale di Rifondazione Comunista e non ho avuto ancora l'onore di poter illustrare le nostre posizioni in nessun media televisivo nazionale, pubblico e privato. Per questo dà l'idea di quale sia il livello del pluralismo della nostra informazione. E allora, è un'ottima occasione, vediamo quali sono le linee, le direttive di Rifondazione Comunista, soprattutto poi, Maurizio, con un occhio alle prossime elezioni. Sì, ma noi pensiamo che alle prossime elezioni, lo diciamo da tempo, debba esserci una proposta alternativa alle politiche neoliberiste, quindi che sia alternativa al Partito Democratico come le altre destre. Però non ci interessa essere coinvolti in uno scontro che è quello tra i gruppi dirigenti del PD, cioè quelli rimasti dentro e quelli usciti fuori, insomma lo scontro dentro e intorno alla ditta, perché diventa sempre più spesso uno psicodramma, o adesso lo dicono anche loro, una telenovela in cui vengono a mancare contenuti. A noi invece interessa costruire quello che c'è in tutta Europa, c'è una sinistra di alternativa che in tutta Europa ha raggiunto il 10 e anche il 20% dei voti, anche se i nostri media tendono a parlare solo della destra radicale ed estremista per mettere paura all'elettorato democratico e spingerlo a votare di nuovo per i partiti, diciamo, del centro neoliberista come il PD. Senti, allora questo che cosa significa in parole chiare? Che potreste avere un accordo con MDP? Io lo vedo molto difficilmente, perché loro dicono di voler riproporre un nuovo centrosinistra e a noi francamente questo non interessa, ma non per una questione di antipatia, che poi c'è tutta, e che francamente riuscire a farsi stare simpatico Massimo D'Alema è un esercizio molto difficile, diciamo, anche per i più volenterosi, ma non è questo il problema. Il problema è capire che cosa si propone. Sono 25 anni di politiche portate avanti da centrodestra a centrosinistra in Italia, passandosi la staffetta, ma con una sostanziale continuità che sono da mettere in discussione. Sono politiche che hanno provocato un crescente impoverimento di fasce oramai maggioritarie della popolazione, che hanno completamente precarizzato il lavoro, che hanno smontato il settore pubblico in Italia, e non parliamo dei carrozzoni, parliamo dei servizi essenziali, parliamo della scuola, parliamo dello smantellamento del servizio sanitario nazionale, con milioni di persone che non ricorrono alle cure e addirittura un aumento della mortalità. Parliamo della previdenza con riforme votate da tutti come la Fornero. Insomma, rispetto a tutto questo, noi crediamo che ci sia bisogno di una sinistra che non personalizzi lo scontro solo su Renzi, ma che porti avanti un'alternativa. Posso fare un esempio banalissimo: la sinistra dovrebbe unirsi sul fatto che va abrogata la riforma Fornero, altrimenti sono scontri, insomma, condominiali o quelli tra fratelli, parenti, coltelli, insomma cose del genere che a noi francamente non ci interessano. L'altro elemento di fondo di cui dovremmo discutere è l'atteggiamento rispetto all'Unione Europea. Notoriamente noi siamo europeisti, facciamo parte di uno dei più forti gruppi del Parlamento Europeo, che è quello del GUE, della sinistra europea, di cui fanno parte da Podemos a Syriza, a Mélenchon, alla Linke in Germania, cioè le forze in Europa che criticano i parametri e i trattati neoliberisti, pur non essendo nazionaliste e non essendo quindi chiuse rispetto a un discorso di integrazione europea.
ma la sinistra che si pone in alternativa al PD lo fa solo perché è rottamata da Renzi, o ha maturato una critica di quei trattati di cui è stata esecutrice in Italia, producendo danni enormi? Io voglio ricordare che D'Alema era un sostenitore del governo Monti, oltre che delle riforme fatte quando era presidente del Consiglio. Cioè, voglio essere chiaro, e i radicali da questo punto di vista credo che mi possano capire, perché hanno sempre messo al centro della battaglia politica i contenuti. Bisognerebbe uscire da queste schermaglie e discutere davvero di quello che si vuole fare in questo paese. Noi per esempio pensiamo che ci vuole l'intervento pubblico in economia, e che vantarsi, come fanno Bersani e D'Alema, di aver fatto più privatizzazioni della Thatcher non sia la stessa cosa che presentare un piano per la ripubblicizzazione di servizi, infrastrutture e settori strategici come quello di Corbyn. Insomma, bisognerebbe discutere dell'arrosto e non soltanto vendere fumo ai cittadini. Allora, Maurizio, d'accordo, però se discutiamo dell'arrosto, a me viene naturale chiederti se così non si rischia che Rifondazione Comunista rimanga da sola. Guarda, te lo dico con chiarezza, può darsi che siamo soltanto noi ad avere queste posizioni. Io non credo, perché noi stiamo partecipando al percorso del brancaccio. Sì. Abbiamo fatto la battaglia per il no al referendum costituzionale. Facciamo, scusa, un passo solo, no, volevo far capire ai nostri ascoltatori, il brancaccio è Montinari, Anna Falcone e via discorrendo, insomma. Sì, in quelle assemblee che si stanno facendo in tutta Italia, a me pare che la maggior parte delle persone di sinistra siano d'accordo con i nostri punti programmatici, nel senso che credo che sia sensibilità comune pensare che va abolito il Jobs Act, ma anche la legge 30, perché non è che la precarietà è cominciata col Jobs Act. Così come per l'acqua bene comune, noi costruimmo un movimento di cui facciamo ancora parte, che coinvolge centinaia di migliaia di cittadini in tutta Italia. Quindi io non ragiono nei termini della sola rifondazione, credo che molti dovranno decidere collettivamente se lavorare per una alternativa in questo paese o meno. Da questo punto di vista, ripeto, credo che io non ho pregiudizi verso MDP, perché mi sembra comunque positivo che ci sia un'azione di contrasto a Renzi che venga dall'interno del centrosinistra. Non sono settario, quindi mi fa piacere che al posto di subire all'interno stiano cercando di contrastare. La costruzione però di una proposta politica richiede che poi si discuta concretamente di che cosa si vuole proporre. E in questo momento noi in Italia, tra l'altro, parliamo del fatto che c'è una forza politica che è ancora nella maggioranza di governo, perché MDP fa ancora parte della maggioranza di governo, e che ha votato tutti i provvedimenti dei governi di questi anni, e quando non l'ha votati, al posto di affossarli come avrebbe potuto votando contro, hanno abbandonato l'aula, come è accaduto per i voucher, che voglio ricordare, la famosa truffa dei voucher contro la quale la CGIL ha raccolto milioni di firme, la truffa di non far tenere il referendum abrogando la norma e poi riapprovandola scaduti i termini del referendum. Comunque la truffa è passata perché MDP non ha fatto cadere il governo su quella cosa lì, e anche il DEF l'altro giorno non ha visto un voto contrario, ma l'abbandono dell'aula sul voto più importante, cioè quello sullo scostamento. Bisogna capirci se c'è uno scontro interno al centro-sinistra, a noi non ci riguarda. Quello che noi interessa è la costruzione di una alternativa. Poi diceva Pasolini che è caro sia i comunisti che i radicali, che bisogna anche amare la solitudine a volte, cioè
se la pensiamo solo noi così vuol dire che saremo soli. Io penso di no, io penso davvero che ci siano milioni di persone di sinistra che trovino incredibile che si tagliano i soldi per gli ospedali e si spendono 2,5 milioni di euro all'ora per le spese militari. Ci sono milioni di persone di sinistra che conservano a casa la bandiera della pace, magari scolorita dopo che l'hanno tenuta per mesi, su balcone, che non hanno condiviso il fatto che si andassero a fare le guerre, l'ultima in Libia, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. E quindi noi cercheremo di tenere dentro il percorso del brancaccio, ma anche interloquendo fuori con tutti i movimenti che hanno lavorato con noi in questi anni, aperta la prospettiva di un alternativa in questo paese. Senti, intanto stamane in un'intervista del Rosato a un certo punto ha ricordato Rifondazione Comunista. Rosato, per i nostri ascoltatori, ma che sicuramente lo sanno, è il capogruppo del Partito Democratico, e accusando quelli di MDP articolo 1 dice: stanno facendo proprio come Rifondazione Comunista, ma quelli almeno era per un motivo, per una scelta, si comportavano in una certa maniera, per una scelta ideologica, invece quest'altri solo per rancore. Guarda, lo ha detto Rosato, però è una sensazione diffusa, io credo, tra i cittadini. Per questo io dico che dovrebbero fare uno sforzo, e quindi oltre appunto queste schermaglie tra di loro, vis-à-vis, questa cosa assolutamente insopportabile e assolutamente non interessante, bisognerebbe mettere dei contenuti che giustifichino, anche se posso dirlo, anche una buona dose di autocritica, perché è ovviamente c'è chi può essere d'accordo con le politiche che ha tenuto il PD negli ultimi 10 anni, o il centrosinistra precedentemente, e ovviamente alzo le mani. Certo. Però non è che si può diventare antiliberisti solo se il PD è diretto da Renzi, e quindi ci sarebbe il dovere di una nuova proposta politico-programmatica su cui allora a quel punto si discute e ci si confronta. Io credo che alla fine i cittadini vogliono sapere se votano per qualcuno che è contro la riforma Fornero o a qualcuno che è a favore, per essere chiari, così come, cioè non, altrimenti come dar torto a Rosato? Poi io ero indeciso, discutevo con i compagni stamattina se prima o poi dobbiamo dare mandato ai nostri legali per un'azione nei confronti degli esponenti del PD, perché le loro polemiche con MDP citano sempre, cioè accostano il nostro nome a MDP, e insomma mi pare un po' denigratorio, diciamo, per storia, no? Insomma, avremo tanti difetti, ma non quelli di D'Alema, diciamo. Però devo dire, insomma, Rosato inviterei, visto che è così affezionato a Rifondazione e visto che controllano la RAI, forse i loro membri della commissione di vigilanza potrebbero ricordare che Rifondazione esiste e che potrebbe che avrebbero il dovere di porre fine all'oscuramento che è cominciato anche prima che arrivassero i renziani. Devo dire, è cominciato da quando votammo, subendo una scissione che ritenevamo, molto prima che arrivasse Renzi, che il PD non era un partito neanche di centrosinistra, e quindi non ci si poteva alleare con un partito che aveva la piattaforma politica neoliberista e antidemocratica che ha da anni il Partito Democratico. Senti, visto che parliamo delle cose di sinistra, che ne pensi della scelta di Fratoianni e Civati, che dovrebbero andare insieme in questa assemblea costituente con MDP? Ma guarda, nel caso di Civati mi sembra un ritorno a casa, nel senso che Civati era iscritto al Partito Democratico. Sì, certo. E quindi si rimette insieme ad altri usciti dal Partito Democratico. E nel caso di Fratoianni, ho molte più perplessità, nel senso che vengono da una storia che è la nostra. 10 anni fa fecero una scissione da Rifondazione Comunista dicendo che il PD, che il nostro giudizio verso il PD era sbagliato, che il PD invece, con il PD si poteva costruire un programma progressista per il paese. Questo gli ha consentito di rientrare in Parlamento in alleanza col PD, peccato che
quel PD, che era quello che aveva già fatto il governo Monti, poi ha dato vita agli esecutivi Letta, Renzi e da ultimo Gentiloni, che sì, non mi pare abbiano brillato per politiche di sinistra. E Sinistra Italiana era nata ricollocandosi nell'alveo della sinistra europea, che è il nostro, e con una piattaforma, diciamo, di sinistra molto simile alla nostra. Noi avremmo preferito, e abbiamo caldeggiato, che ci fosse una riaggregazione della sinistra di sinistra, che probabilmente avrebbe avuto e ha i numeri anche adesso per lanciare una propria autonoma proposta al paese. Ho la sensazione che invece così si rischia semplicemente di fare le truppe di complemento di D'Alema, e lo dico non appunto avendo chissà quale fisima di D'Alema, perché in questa maniera però non emergono le ragioni per cui c'è bisogno di una battaglia di sinistra in questo paese, emerge soltanto lo scontro all'interno di quello che è stato il gruppo dirigente del PD. E stamattina io guardavo una trasmissione della 7 in cui avevano gioco facile gli esponenti del diciamo sia di centrodestra che del PD, avevano gioco facile a ironizzare sulle scelte politiche e comportamenti che erano stati di D'Alema e anche di Bersani prima di finire in questa collocazione adesso di sinistra. Da questo punto di vista devo dire che Tommaso Montanari stamattina nella conferenza stampa che ha fatto ha detto una cosa giusta, che alcuni dovrebbero capire che a volte è bene mettersi di lato, ma non nel senso che usa Pisapia per andare ad accordarsi con Renzi, ma per dare credibilità a un progetto politico che sia di alternativa al Partito Democratico, e devono poterlo rappresentare persone che non hanno e volti che non hanno scheletri nell'armadio. Allora, penso che tu sia stato veramente chiaro. Io ti faccio un'ultima domanda. Tutto questo e la proposta che c'è in campo adesso per la legge elettorale è il Rosatellum. Rifondazione Comunista che dice? Ma a me pare che il Rosatellum sia un'altra legge incostituzionale. Noi abbiamo un Parlamento eletto con una legge incostituzionale che ne aveva fabbricata un'altra. Noi pensiamo, come il professor Azzariti, che ne ha scritto a nome del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, che poi il coordinamento che era stato appunto l'anima del coordinamento per il no al referendum, che la cosa migliore sia l'estensione al Senato della legge della Camera risultante appunto dalle sentenze della Corte Costituzionale. Riteniamo che sia un pastrocchio. Con voi radicali abbiamo avuto tanti anni di discussione, noi siamo proporzionalisti, e ricordo il mio amico Marco Pannella era un sostenitore dell'uninominale, ma l'uninominale sì, uno, è un sistema elettorale alla fine in cui l'elettore sceglie, poi io preferisco il proporzionale, ma voglio dire, erano due proposte diverse che comunque facevano sì che i cittadini potessero esercitare la sovranità come appunto sancita l'articolo 1 della Costituzione. Noi invece ci troviamo di fronte a una legge che è una mega truffa, perché tutti i voti dell'uninominale, ma al tempo stesso è collegato al proporzionale in una maniera piuttosto truffaldina. Quindi io ritengo il Rosatellum un'autentica schifezza, e non a caso si mettono d'accordo Berlusconi, Salvini e il PD intorno a questa ipotesi. È davvero davvero degradante per la Repubblica che loro, pur sapendo che vi sono numerose ragioni di incostituzionalità, continuano con queste leggi. Era molto meglio estendere la legge della Camera al Senato, e se il Parlamento voleva fare qualcosa desiderato da milioni di italiani, reintrodurre il voto di preferenza, consentendo alle cittadine e cittadini di scegliere il parlamentare per cui votano. Ovviamente anche questo in Italia, con questo sistema politico
è un'utopia, ed è per questo, ripeto, che c'è bisogno in Italia di organizzare una forza che sia di sinistra, antiliberista, libertaria, antirazzista e pacifista e ambientalista, in alternativa a tutto questo sistema di potere che regala l'Ilva a una multinazionale, la Marcegaglia, sulla pelle dei lavoratori e della salute della gente. Insomma, credo che ci sia bisogno di rottura e che la parte di radicali che conservano un'anima socialista possono essere anche d'accordo con noi. E allora, Maurizio, naturalmente Radio Radicale sarà ben lieta di averti ancora nostro ospite, come è sempre stato anche negli anni passati. A me non rimane che ringraziarti. Ringraziamo Maurizio Acerbo, che ricordiamo ai nostri ascoltatori è il segretario del Partito della Rifondazione Comunista. Grazie.